Vediamo oggi come costruire una funzione personalizzata con Excel 2010. Allora, le funzioni o formule sono quelle che si inseriscono facendo clic su formule e su inserisci funzione. No? Funzione e formula sono sinonimi, diciamo, a questo livello per i nostri scopi, va bene. Allora, praticamente le formule sono altro che delle funzioni, delle routine che restituiscono dei valori e che richiedono degli argomenti, no? Per esempio, la funzione somma, come molti di voi sanno già, richiede come argomento un range di celle, cioè un intervallo, e restituisce appunto il valore somma, presupponendo che nelle celle ci siano i valori numerici. Allora, ma esistono tantissime formule, no? Naturalmente, formule finanziarie, data e ora, eccetera, ricerca e riferimento, eccetera. Ora noi vogliamo vedere come costruire una nostra funzione personalizzata, che naturalmente non deve già esistere. Allora, ne ho selezionate due come esempi. Andiamo, vediamo la sintassi comunque. Andiamo su sviluppo, Visual Basic, aggiungiamo un modulo. Facendo clic sull'icona aggiungi modulo user form. Ecco, quindi qua nel VBA dobbiamo definire la nostra funzione. Supponendo che vogliamo creare una funzione, per esempio, potremmo creare, non so, l'area del rettangolo, ma è troppo banale. Facciamo una funzione che calcola la data del giorno di Pasqua, dato un anno. Il codice in realtà è complesso per qualunque anno, ma ne ho trovato una versione molto semplificata che ha come unico limite che valida solo per gli anni dal 1900 al 2078, quindi diciamo che per i nostri scopi può andare più che bene. Allora, giorno di Pasqua, questo è un nome che voi decidete, potrebbe essere qualunque cosa. Function, però la parola chiave function ci vuole prima, il nome che scegliete di dare alla funzione o formula personalizzata, poi diciamo un argomento, nel nostro caso anno as integer, bisogna dichiarare il tipo dell'argomento, e poi as, dopo la chiusura della parentesi tonda, è che cosa? As date, cioè questo è il tipo che deve ritornare la funzione, cioè la funzione ritornerà un valore di tipo data. End function, quindi tutto quello che mettiamo qui dentro sarà il codice che viene elaborato dalla funzione. E come vedremo tra un attimo, questa diventa una formula perché adesso la faccio vedere. Copiamo prima il codice. Allora, praticamente il codice prevede tre variabili locali, la copio qui per fare prima, se no scriverla tutta. Allora, sono tre argomenti, due tipo intero e uno tipo long. Il primo fa un'elaborazione, calcola il minuto in base all'anno, lo divide per 38, la seconda calcola il giorno, e il terzo il numero seriale di una data, e l'ultimo il giorno di Pasqua, che appunto è quello che bisogna, ecco, questo è importante, cioè prima di finire la funzione bisogna riportare il nome della funzione. No? E poi uguale a che cosa? All'espressione che sulla base dell'elaborazione delle righe di codice precedenti determina appunto il valore finale. In questo caso è Application Worksheet Function Floor che corrisponde a rotonda difetto, punto difetto, credo sia in italiano, e prende questo argomento e toglie 34. In sostanza questa è una formula semplificata che determina la data, giorno di Pasqua deve essere un valore date, ok? Lo proviamo subito, così vediamo anche come si richiama. È molto semplice. In sostanza, allo stesso modo in cui si richiama una funzione, vedete, somma o qualunque o conta se, selezioniamo, proviamo a scrivere giorno di Pasqua, vedete che compare già nella menu a discesa di Excel, giorno di Pasqua, si apre la parentesi, gli diamo, adesso ho sbagliato, mettiamola qui nel 2, nell'1 ci mettiamo 2013. Per esempio, qui facciamo in A2 giorno di Pasqua e poi come argomento gli diamo A1. Ecco, il giorno di Pasqua del 2013, il 31 marzo 2013. Adesso cosa faccio? In B1 scrivo più A1 più 1 e lui automaticamente mi determina il valore dell'anno successivo. Ora lo copio nelle altre colonne fino alla K e ottengo gli anni fino al 2023. Poi copio la formula. Giorno di Pasqua fino al 2023, eccole qua. Qui ho tutti i giorni di Pasqua dal 2014, 2013 fino al 2023 e potete verificare col calendario. Vedete, quindi si chiama semplicemente con uguale il nome della funzione, eccetera, gli argomenti. Naturalmente si può trovare anche qui nelle formule, inserisci funzioni, tutte.
E andiamo a vedere G, la lettera G. Eccola qua, giorno di Pasqua, vedete, è qua. E mi fa vedere anche la sintassi, giorno di Pasqua, parentesi, anno, vedete, esattamente come le altre. Ora andiamo a vedere quella del bisestile. Andiamo su sviluppo, Visual Basic, function. Scriviamo un'altra di seguito, un'altra funzione personalizzata, gli diamo nome bisestile, giusto per vedere. Come argomento gli diamo anche qui l'anno, as integer, ma questa volta, questa funzione, gli facciamo ritornare un valore booleano, cioè vero o falso. Ok, il codice è qua, è ancora più semplice, praticamente. Questo qua, semplicemente, questa è una riga sola, che però fa una certa elaborazione, perché praticamente prendo il resto della divisione dall'anno, diviso 4 oppure diviso 100 o diviso 400, cioè l'anno deve essere praticamente divisibile contemporaneamente per 4 e per l'espressione che è qui nella parentesi tonda, cioè per 100 o per 400. E quindi in sostanza, ora cosa facciamo? L'abbiamo salvato, ok, anche bisestile. Inseriamo qua in A3, facciamo uguale bisestile, eccola la seconda funzione personalizzata che abbiamo creato, A1, l'anno 2013, vero, perché è un valore logico. Lo copiamo fino al 2023, eccolo qua. Oh, pss, vero tutte? No, non può essere. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo sbagliato. Un attimo, eh. È banale, naturalmente dovevo chiamarlo YYY. Anziché anno, ok. Quindi riproviamo, bisestile A1 falso, ecco, è vero soltanto nel 2016 e nel 2020. Ok, ci fermiamo qui.